Ciao bambini, come state? Io sto bene e stamattina ho pensato che prima di cantarvi una bella canzone avrei proprio voluto raccontarvi una storia. Ma non una storia di quelle che si leggono nei libri, una storia di quelle che capitano davvero. E questa storia è capitata a me. Dovete sapere che vicino a dove abito con i miei genitori e mio fratello abbiamo un grande giardino, un grande campo in cui coltiviamo la verdura all'interno del nostro orto, in cui piantiamo i fiorellini, abbiamo un po' di piante da frutta. E dovete sapere che 3 settimane fa mio papà doveva andare a dare da bere alle pianticelle dell'orto ed è tornato subito a casa con una cosa che non mi sarei mai aspettata. È tornato a casa con un gattino piccolissimo che era lì tutto infreddolito in questo campo, abbandonato e molto affamato. Allora cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di prendercene cura noi, di prenderci cura di questo gatto e provare a farlo crescere. I primi giorni gli davo da bere il latte con la siringa. Adesso è già diventato un gran mangione, mangia i croccantini ammorbiditi, mangia il patè, mangia quasi più di me, a volte guarda anche che cosa ho nel piatto. Però dovete sapere che se fosse ancora con la mamma dovrebbe ancora bere il latte. È un gattino che è cresciuto un po' prima degli altri ed è un gran giocherellone. Volete vederlo? Adesso mi sta mordendo le mani finché io sono qua che vi faccio questo video. Ma ve lo mostro. Eccolo qui. Lui è Match e continua a mordermi le mani. Perché come vi dicevo, è proprio un giocherellone. È in quell'età in cui qualunque cosa per lui è un gioco. L'altro giorno cercava di rincorrere la sua ombra. Ma non si può rincorrere la propria ombra. Ecco qua. Questo è Match, come potete vedere è proprio piccolino. Dovete sapere che avrà circa 1 mese e mezzo, quindi è proprio piccolo piccolo, ma zanna già come se fosse un tigrotto. Però non mi posso lamentare, è un gatto molto simpatico e molto morbido. Mi sa che vuole salutarvi anche lui. Eccomi qua. Quindi, dopo avervi raccontato la storia del mio gattino Match, ho pensato che non avremmo potuto fare altrimenti se non cantare proprio una canzone che parla di gatti. E questa canzone, secondo me, l'avete sicuramente già sentita. Nel frattempo Match ha scoperto lo schermo del telefono e quindi ci disturberà un po' durante questa canzone, che ora vi faccio sentire ed è 44 gatti. Nella cantina di un palazzone, tutti gattini senza padrone, organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti in fila per 6 col resto di 2 si unirono compatti in fila per 6 col resto di 2, coi baffi allineati in fila per 6 col resto di 2, le code attorcigliate in fila per 6 col resto di 2. 6 per 7 42 più 2 44. Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone. 44 gatti in fila per 6 col resto di 2 si unirono compatti in fila per 6 col resto di 2, coi baffi allineati in fila per 6 col resto di 2, le code attorcigliate in fila per 6 col resto di 2. 6 per 7, 42, più 2, 44. Naturalmente tutti i bambini, tutte le code, potevano tirare ogni momento e a loro piacere.
piacere con tutti quanti giocherellare. 44 gatti in fila per sei, col resto di due si unirono compatti in fila per sei, col resto di due, coi baffi allineati in fila per sei, col resto di due, le code attorcigliate in fila per sei, col resto di due. 6 per 7, 42, più 2, 44. Ecco qua, bambini, la canzone che parla di gattini. Ed ecco qui Match, che si è appassionato allo schermo del mio telefono. Finché suonavo, però, mi guardava e guardava le corde della chitarra muoversi. Chissà cosa starà pensando. Avrà pensato probabilmente... Ma cosa sta facendo quella signorina lì? Sta facendo musica, vero? Ve lo ricordate anche voi che facevamo musica assieme? Ecco, spero che la canzone vi sia piaciuta, spero che la storia che vi ho raccontato vi sia piaciuta e soprattutto spero che vi sia piaciuto il mio nuovo amico, il gattino.